Buon pomeriggio. Intanto, prima che parta la prima diapositiva, volevo ringraziare la Società Geologica Italiana e Assomineraria per l'invito a fare questa presentazione. Come non vedete dal titolo, io parlerò di sismicità, del monitoraggio sismico, legato alle attività di sfruttamento del sottosuolo per la produzione di energia. In una prima parte io ho cercato di fare il quadro più sintetico possibile, perché è piuttosto ricco, delle reti di monitoraggio relativamente alle attività di sfruttamento del sottosuolo presenti e soprattutto passate in Italia, quindi con uno sguardo retrospettivo. Parlerò delle reti dell'Enel, di Eni, Stogit e per finire con una delle ultime nate, la rete di Collalto di Edison Stoccaggio. E in una seconda parte farò delle mie personali considerazioni sul monitoraggio sismico e sulla sismicità indotta, innescata, che sono il fenomeno che il monitoraggio deve investigare. Questa immagine mostra le reti sismiche gestite dall'Enel attraverso l'Unità Nazionale Geotermica e l'ISMES nel periodo dal 1977 al 2000. Le reti servivano a fare il monitoraggio di impianti geotermici ed idroelettrici. Quando io ho assemblato questa figura, devo dire, sono restato colpito dalla quantità di reti, dalla quantità di stazioni che ogni rete aveva e quindi dall'attività di monitoraggio che per 30 anni, 20 anni, è stata svolta in maniera importantissima in Italia. La rete, il monitoraggio serviva non solo a dare, diciamo, un'idea compilativa, cioè a fare il catalogo dei terremoti, ma serviva anche alla conduzione dell'impianto, a evidenziare correlazioni tra la sismicità indotta e la pressione o il volume dei fluidi iniettati, l'apertura di fratture di stimolazione nel caso questa cosa fosse fatta. Si stimavano gli ipocentri, la magnitudo e per gli eventi più forti anche veniva caratterizzata la sorgente. Le stazioni tipiche erano attrezzate con sismometri a corto periodo installati in pozzetti superficiali. Questa è l'immagine delle 5 reti gestite oggi dall'Enel. Sulla destra le più importanti sono sicuramente l'Arderello, l'Atera, il Monte Amiata come siti. Sulla destra vedete 3 reti e anche i puntini rossi, quante stazioni compongono ad esempio la rete di Latera, che dovrebbe avere 16 stazioni. E qui riassumo molto brevemente, proprio a spot, quello che ad esempio si è visto nel campo geotermico o viene fatto di Larderello, dove oggi ci sono 26 stazioni, dove vengono illuminati, dico io, sciami di microscosse che si collocano a profondità superficiale tra 1 e 8 km e tra l'altro si correlano molto bene con strutture già individuate in fase d'esplorazione. Le magnitudo sono modeste, però si sono rilevati eventi con valori abbondantemente superiori a 3, quindi ben percepiti. E si sono osservati sia fenomeni di causa-effetto tra attività e sismicità, e sia sismicità apparentemente non correlata alle attività, quindi un ampio spettro di fenomenologia. Passiamo alle reti dell'Eni. L'Eni ha effettuato attività di monitoraggio fin dal 1978, ha gestito, questi dati mi sono stati forniti dall'Eni, che ringrazio, poi metterò alla fine una diapositiva di ringraziamento, dicevo ha gestito 9 siti, di cui 5 non sono più attivi, mentre 4 sono ancora attivi, li vedete in blu. Le attività riguardavano sia la produzione di olio e gas, sia lo stoccaggio, sia la geotermia. Ha gestito all'inizio degli anni 80 fino a un massimo di 38 stazioni, oggi ne ha attive 28, e vedete che la disposizione delle reti si concentra soprattutto nella pianura padana, dove c'è ovviamente molta attività. Una rete importantissima dell'Eni è quella della Val d'Agri, che è gestita, l'analisi dei dati è svolta poi insieme a DNGV. La rete si compone di 15 stazioni più 6 stazioni dell'INGV che la completano, e in realtà non ha rilevato alcuna sismicità, diciamo, correlata alle attività di produzione, però ha rilevato invece sismicità collegata al pozzo di Costa Molino 2, dove viene effettuata l'allineazione dei fluidi.
Rete, questa figura mostra la sismicità rilevata in Val d'Agri attraverso i dati di NGV dal 1985 erotti fino ad oggi. Vedete che dal 2005 circa, quando NGV ha riammodernato tutta la rete, l'ha ristrutturata sia per quanto riguarda le stazioni che gli algoritmi di calcolo, di stima delle magnitudo, di tutto, c'è un grande cambiamento nella determinazione degli eventi, con una caduta anche della magnitudo rispetto alle stime precedenti. I dati dell'ENI, acquisiti attraverso le reti dell'ENI, completano molto bene tutto il periodo di acquisizione da poco dopo gli anni 2000 in poi, aumentando la sensibilità complessiva della rete, vedete, verso le magnitudo basse, e addirittura, cosa che mi ha un poco sorpreso, completando la compilazione degli eventi verso le magnitudo più elevate, probabilmente attraverso delle stime diverse e probabilmente più accurate. Ci sono poi le reti di Stogit che fanno il monitoraggio degli stoccaggi di gas. Sono presenti 7 monitoraggi su altrettanti stoccaggi di gas. Il più noto è quello di Minerbio, precedentemente gestito dall'ENI dal 1979. E ci sono dei stoccaggi importantissimi come Bordolano, Fiume Treste, insomma. E sono attive attualmente 33 stazioni a 3 componenti con acquisitori a 24 bit in continuo. E in 4 di questi stoccaggi Stogit ha messo delle stringhe di geofoni in pozzi profondi a circa 1200 metri. Menziono rapidissimamente anche la rete sismica di Casaglia, che serve al monitoraggio dell'impianto di geotermico per il teleriscaldamento a Ferrara ed è di proprietà del Comune di Ferrara e gestita dall'Università, che è attiva dal 1990 e che in realtà dà dei dati di qualità abbastanza scarsa, perché pur essendo i sensori in pozzi superficiali, i suoli di pianura sono veramente scadenti e vi è un elevato rumore antropico. L'ho menzionata perché in qualche modo il rapporto Ichese ne tiene conto dentro, trovandosi nell'area del terremoto del 2012. Passo adesso ad alcune mie considerazioni retrospettive sulle reti. Quello che si desume è che la sensibilità delle reti non era elevata, la magnitudo di completezza è tra 2 e 2,5, quindi venivano rilevati tutti gli eventi deboli più importanti, però l'informazione sulla microsismicità di basso livello era scarsa. Quindi era difficile stabilire un controllo preventivo sulle attività e a posteriori, cioè oggi, fare indagini sulla microsismicità del passato. Quella figura centrale mostra, è tratta da un rapporto dell'OGS che faceva l'analisi dei dati negli anni, fine anni 80 per Minerbio, la rete di Minerbio, e in questo rapporto ci sono solo eventi superiori a magnitudo 2, la magnitudo di completezza è più vicina a 2,5 che a 2,2, però vedete anche dalla figura che sono già disegnati tutta una serie di eventi nella zona che sarà poi nel 2012 teatro del terremoto dell'Emilia. In basso ho riportato un'altra figura tratta dal rapporto Ichese, che mostra la distribuzione delle magnitudo per gli eventi degli anni 2005-2012 che loro hanno considerato, e la magnitudo di completezza si colloca circa a valore 2. Quindi la scarsa completezza dei dati di microsismicità è probabilmente una delle cause delle difficoltà che la Commissione Ichese ha incontrato per valutare la sussistenza tra le connessioni, di connessione tra le attività svolte nel sottosuolo e il terremoto del 2012. Quindi di nuovo diventa importante la completezza e la ricchezza del dato di microsismicità. Parlerò adesso della rete sismica di Collalto, che è una delle ultime nate e probabilmente ha tutta una serie di criteri moderni che poi hanno in qualche modo sono stati in qualche modo recepiti anche dalle linee guida. La rete fa il monitoraggio della concessione di gas gestita da Edison Stoccaggio presso Collalto in Veneto e è stata voluta per, diciamo, seguita a prescrizioni ministeriali, perché in quel caso l'impianto veniva portato come pressione di gestione fino al 100% della pressione trovata in origine. La rete è operativa dal 1 gennaio 2012. E quello che mi importa sottolineare qua è che l'area dello stoccaggio si trova in un'area di pericolosità media-alta, sismica, no? Media-alta,
che in realtà poi è una pericolosità che troviamo in tante parti d'Italia. Vorrei dire che penso il 70% del territorio italiano si trova in condizioni relativamente simili. Quindi l'obiettivo del monitoraggio non è solo quello della microsismicità, ma anche di distinguerla dalla sismicità naturale. È importante distinguere bene la sismicità e la microsismicità naturale. Per la microsismicità invece relativa alle attività di stoccaggio abbiamo imposto un livello di completezza al di sotto di 1, tra magnitudo 0 e magnitudo 1. Questa immagine rappresenta la rete, i bollini blu li vedete, sono 10 stazioni che sono integrate da quelle della rete regionale. Abbiamo definito due aree di riconoscimento della microsismicità e della sismicità naturale. Tutti i sensori sono del tipo moderno, sono a banda estesa, compatti a banda estesa, tutti in pozzi di svariate decine di metri per ridurre il rumore sismico. 5 stazioni hanno accelerometri in superficie e una stazione dotata di un sensore broadband con una installazione particolare di cui vedete sull'immagine. Tutto per migliorare la qualità e arrivare a quel livello di performance che vedete in questa diapositiva, dove è illustrata la sismicità registrata in 19 mesi. 19 mesi sì. E qui vedete la sismicità in un'area che, tengo a sottolinearlo, dal punto di vista della sismologia strumentale è un'area di gap sismico, cioè qua noi non abbiamo terremoti, non li vediamo con le reti normali. E se voi prendete una mappa della sismicità vedrete che proprio la sismicità manca in quest'area. Invece qui vediamo tutti i terremoti con magnitudo superiore a zero, perlomeno nell'area che circonda l'impianto. L'immagine più significativa è quella in alto a sinistra, cioè quella sezione verticale che taglia le strutture geologiche, e vedete che la microsismicità disegna perfettamente la faglia che corrisponde alla struttura compressiva che sta nel sottoterra, in profondità, che si colloca tra i 5 e i 12 chilometri sostanzialmente. Si vedono addirittura delle probabili faglie antitettiche, e quello che importa appunto è che noi vediamo tutta la sismicità con magnitudo superiore a zero. Questo significa che l'impianto, che è disegnato in alto e evidenziato con quella freccia, non sta creando nessuna tipo di terremoto. Ce n'è uno in un raggio di 3 km in 2 anni e mezzo di rilevazione. Questa distinzione è importante, cioè io da qua posso dire che l'impianto non sta generando terremoti, perché se non avessi una rilevazione completa non potrei dire nulla. Questa immagine serve solo per mostrarvi che vengono fatti i confronti tra le attività della gestione dell'impianto e la sismicità rilevata, e che queste immagini, i dati in realtà digitali no, ma le immagini sì, sono rese disponibili, pubbliche, e quindi possono essere viste man mano che i dati vengono processati. E importante per la rete di Collalto è la divulgazione delle informazioni e la distribuzione dei dati. C'è un sito web che tentiamo di riempire il più possibile e che dovrebbe contenere tutte le informazioni. Diamo l'accesso libero a tutti i dati di forme d'onda continue attraverso il nostro motore di gestione dei dati. E questo è un accordo di rendere pubblico tutto che si è creato con Edison Stoccaggio nel corso del tempo, proprio per dimostrare che non c'è nulla di nascosto. La rete di Collalto è la prima rete pubblica realizzata in Italia con prescrizioni ministeriali per l'attività di stoccaggio del gas, e voglio sottolineare che è la prima volta che i tre enti, diciamo, che concorrono al monitoraggio, cioè l'OGS che effettua il monitoraggio, Edison Stoccaggio che gestisce l'impianto e la Regione Veneto come amministrazione, diciamo, locale, hanno redatto un documento congiunto in cui sono definite le procedure di controllo, intervento e trasmissione dei risultati. Qualcosa che poi le linee guida hanno espanso in maniera molto completa. Oggi, allora, fino a pochi anni fa il monitoraggio sismico era utilizzato dalle compagnie per rilevare la sismicità a scopo conoscitivo interno essenzialmente, nonché per ottimizzare le attività. Oggi invece bisogna rendersi conto che il monitoraggio è richiesto dal pubblico. Questa è la richiesta principale per cui bisogna fare dei monitoraggi. E il pubblico vuole avere informazioni,
sul proprio territorio, anche in termini di sismicità, vuole essere garantito sulla sicurezza, e relativamente alla sismicità sto parlando io, quindi deve avere un'evidenza della sismicità indotta, eventualmente indotta nell'area prossima alle attività, e noi dobbiamo essere in grado di stabilire eventuali correlazioni con questa sismicità. Poi è importante la questione della responsabilità. Io penso che più si andrà in là col tempo, più, se ci saranno terremoti, e io spero vivamente che questo sarà evitato, però sarà necessario stabilire se ci saranno o meno delle responsabilità. E voglio sottolineare che una migliore informazione è elemento importante per limitare l'insorgere di notizie o ipotesi false, e si sa quante ne circolano. Adesso io vi darò, prima di concludere, tre diapositive a spot, dove voglio concentrarmi su alcuni risultati che illustrano un poco la fenomenologia di fondo e illuminano quelle che sono le prospettive future per le reti di monitoraggio. A cosa devono puntare? Stabile et al., Geophysical Research Letters, sono tutti articoli di quest'anno, mostrano a Costa Molina che si è la sismicità indotta verificatasi a pochi chilometri dal fondo pozzo dopo 4 giorni dall'inizio delle iniezioni, e una sismicità indotta con caratteristiche diffusive, cioè si diffonde, avete già visto prima una minimazione. In realtà però loro mostrano che si tratta di sismicità innescata, che questa si colloca su una faglia preesistente che non era stata vista prima. Alla fine dell'articolo loro, gli autori, dicono che è necessario sviluppare reti sismiche più dense, magari con sensori in pozzo, per arrivare a magnitudi di completezza via via migliori, addirittura negative, perché bisogna comprendere i processi a piccola scala ed essere capaci di effettuare analisi statistiche, che significa avere molti dati. Keränen et al. Su Science, analizzando la sismicità dell'Oklahoma, che ha avuto un terremoto di magnitudo 5.7 nel 2011-2012, e si sa che questa sismicità è stata causata dalla migrazione dei fluidi, causati dai pozzi di reiniezione a elevata portata, non tutti i pozzi di reiniezione, quelli a elevata portata. Le modellazioni che loro hanno fatto mostrano che è verosimile che la sismicità sia stata innescata dopo molti mesi e a quasi 30 km di distanza dai pozzi di reiniezione. Quindi, in realtà, questa sismicità innescata avviene a elevate distanze, e in realtà solo pochi eventi si sono verificati vicino ai pozzi di iniezione prima degli episodi più grandi. Infine, un lavoro recente di Mularge e Bizzarri del Geophysical Research Letters, con uno studio teorico, mostra che l'iniezione dei fluidi nel sottosuolo e le pressioni tipiche delle attività genera onde lente di stress che si propagano lungo percorsi caratterizzati da condizioni drenate, quindi porosità secondaria. Permeabilità secondaria, scusate. Queste perturbazioni possono arrivare a faglie prossime alla rottura dopo settimane o mesi o addirittura anni e dare l'innesco a terremoti anticipandoli. Vedete, quelle curve mostrano, che sono curve calcolate a differenze di distanze, cioè crescenti, mostrano che il picco avviene sempre con maggiore ritardo. Ora la mia domanda è, perché questa è una cosa veramente difficile poi da maneggiare, la sfida è: esistono fenomeni sismici che possono evidenziare questa propagazione lenta di queste perturbazioni di stress a distanze intermedie? E quantificare questi fenomeni e riuscire a vederli con una rete di monitoraggio significherebbe veramente molto. Con le ultime due diapositive finisco. La finalità del monitoraggio è prima proprio, lo scopo primario è quello di generare una base di dati completa, ovviamente dati osservati, alla scala di interesse. Questo è proprio il fine primo. Per quanto riguarda i discorsi di cui stiamo parlando, il monitoraggio di superficie è indispensabile, sia perché ha costi più limitati, sia perché è l'unico in grado di vedere al contempo la sismicità indotta e quella naturale. La sismicità indotta è un fenomeno diffusivo, quindi dobbiamo riconoscere l'evoluzione, la diffusione della microsismicità nel volume circostante le attività e fare in modo che, qualora questa si manifesti, resti circoscritta.
aumentare la sensibilità del monitoraggio significa poter rilevare in anticipo eventuali fenomeni indotti e quindi avere più margine di intervento. È mia convinzione che con una magnitudo di completezza, cioè rilevando tutti gli eventi tra magnitudo 0 e 1, è possibile avere giorni a disposizione per fare analisi, avere un volume di sismicità ancora contenuto e avere margine per poter prendere decisioni a soglie superiori, cioè intorno al 2-2,5. Concludo dicendo che l'Italia ha un'importantissima, seppur poco nota forse, tradizione di monitoraggio sismico delle attività di sfruttamento sottosuolo e questa è una cosa, secondo me, di cui dobbiamo andare orgogliosi. Nel passato il monitoraggio sismico era una scelta soprattutto aziendale interna. Oggi invece tutti sappiamo che gran parte del territorio italiano è esposto ai terremoti, quindi vi è una diffusa preoccupazione sulle possibilità che le attività svolte favoriscano l'innesco di terremoti più forti. È attraverso una gestione trasparente delle operazioni di monitoraggio che noi riusciamo a far percepire quanto viene fatto e quanto realmente accade. Ed è questo che rende maggiormente accettabili e quindi sostenibili le attività svolte sul territorio. Infine, con opportuni accorgimenti che le linee guida hanno tentato di recepire, i monitoraggi possono riconoscere meglio e con anticipo i fenomeni di microsismicità indotta e quindi dare margine per intervenire sulle attività. L'ultima slide lascio per ringraziamento soprattutto a Mileti, Barzaghi e la Flora Ferulano dell'ENI che mi hanno fornito tantissimo materiale. Grazie. Grazie, molto Enrico, molto completo. Io penso che sia opportuno passare subito alla tavola rotonda, quindi invito il dottor Velardi a venire al tavolo, prendere